Per Global Project siamo con Dino Giarrusso, che conosciamo tutti, noto giornalista, regista, ha lavorato per le Iene e abbiamo appena finito un panel sullo Yemen, lo Yemen, la guerra dimenticata dal punto di vista umanitario, ma soprattutto dal punto di vista politico. Allora, perché è dimenticata? Questa è una domanda che mi sono fatto anch'io, ti dico la verità, quando ho iniziato a occuparmene. Perché è dimenticata in Italia? Perché in altri paesi europei ed extraeuropei se ne parla quantomeno un po' di più. Certamente in generale è una guerra dimenticata, io credo, perché vi sono degli interessi economici molto forti. Questa è la mia opinione, però non è che sia, come dire, una verità accertata. Ci sono tante verità accertate nei miei servizi che hanno stupito me stesso quando le ho scoperte studiando la questione. Questa certamente, invece, il perché questa guerra sia dimenticata non lo possiamo dare per certo, per assodato. Sicuramente vi sono degli interessi a che chi, come dire, promuove questo conflitto spietato in Yemen, perché è una cosa da dire che è una delle guerre più cruente, più feroci che al momento esistano su tutta la faccia della terra, e secondo me, diciamo, una delle guerre più cruente in assoluto del dopoguerra, del dopo Seconda Guerra Mondiale, intendo dire, perché la situazione è devastante, sia per quel che riguarda il tipo di ferocia che viene usata negli attacchi, e sia per quel che riguarda la quantità di persone coinvolte. Si parla di decine di milioni di persone in difficoltà, cioè un paese in ginocchio. Perché è dimenticata, mi chiedi? Io credo che l'unica ragione possibile sia quella di una disattenzione, chiamiamola così, legata al fatto che chi fa questa guerra, chi promuove questa guerra, chi è parte attiva in questa guerra, ha partnership commerciali molto ricche e molto importanti con l'Italia, con la Germania, con l'Inghilterra, e in un momento di difficoltà economica in Europa, e in particolare, come sapete meglio di me, nel nostro paese, si tende a non voler scontentare partner commerciali importanti come l'Arabia Saudita. Non è certamente l'unica ragione. Forse, diciamo, parlare di un criminale, di un dittatore assoluto come Assad, fa anche più notizia, se vogliamo. La Siria è più vicina, però è anche vero che in Siria vi è una situazione di cui parliamo, ne parliamo in questi giorni, ne abbiamo parlato in passato. È un'altra situazione davvero drammatica, ci mancherebbe altro. Vi sono parti del mondo, come dire, contrapposte rispetto, per esempio, alla guerra in Siria. La guerra in Yemen è come se fosse una piccola, e viene trattata dal nostro paese, dal nostro sistema informativo, come scusate, come se fosse una piccola guerra minore. Purtroppo non lo è. E allora io credo che ci sia un interesse in fondo, come dietro ogni guerra c'è un interesse economico, e quindi forse anche dietro il tipo di attenzione che si presta a ogni guerra ci sono interessi economici. Questa è l'unica spiegazione che sento di darmi. Stiamo vedendo proprio in questi giorni, con il bombardamento americano di questa mattina in Siria, con quello che è successo con le armi chimiche dello stesso Assad, stiamo assistendo a un'escalation, a una nuova escalation della guerra globale, perché di fatto di quello stiamo parlando, in tutto il Medio Oriente. Da un lato si produce un mercato delle emozioni, no? Quindi quando ci sono episodi come questi, che sono gravissimi, sono sconvolgenti, c'è un dibattito pubblico, se ne parla forse in maniera un po' drogata, ma per il resto del tempo viene quasi interiorizzato il tema della guerra, e forse perché manca in questo momento un movimento che, al di là dell'opinione, non riesce a scendere nelle piazze, non riesce a dire fermiamo la guerra, blocchiamola proprio da dove parte, quindi da quelli che sono i dispositivi anche commerciali e militari che riguardano spesso anche l'Occidente. Cosa ne pensi su questa questione? Ma sulla questione della, cioè, ecco, una cosa che posso suggerire a chi ci guarda o chi ci ascolta è quella di andarsi a vedere le cifre legate al mercato delle armi, al mercato delle armi da guerra in particolare, perché esiste un mercato delle armi leggere, le pistole da difesa, quel genere di armi lì, e poi esiste un mercato di armi da guerra.
è uno dei mercati più ricchi in assoluto, se non forse il più ricco dopo il petrolio, insieme al petrolio, che esista sulla Terra. Comunque sono cifre spaventose. Questo cosa significa? Significa che, ecco, immaginatevi, giochiamo per una, cerchiamo di sdrammatizzare pur parlando di una cosa seria, quindi rimanendo seri, facendo un'ipotesi leggendaria. Da domani c'è qualcuno che scopre, no, un sistema per avere energia gratuita, illimitata per tutti, pulita, non inquinante, ok? In teoria sarebbe un paradiso, sarebbe una cosa eccezionale. In realtà sarebbe la fine forse della convivenza civile, perché parte del pianeta è legata al petrolio, parte dell'intera economia mondiale è legata al petrolio, quindi parliamo di quello che ha retto finora l'equilibrio mondiale di un pianeta dove abitano 7-8 miliardi di persone, ok? Sposta lo stesso ragionamento sulla guerra. Se da domani finissero tutte le guerre, vi sarebbero decine di milioni di disoccupati in più, perché verrebbe meno uno dei più grandi affari che oggi coinvolge l'umanità intera. Allora, il punto è questo, cioè il movimento pacifista dovrebbe, se esistesse, ma non esiste, comunque è meno forte che in passato, compreso quando io ero ragazzino, mi ricordo le prime manifestazioni, facevamo per la pace, c'era un certo tipo di movimento pacifista che oggi è meno forte. Il punto però è quello lì, cioè perché la schiavitù è finita? La schiavitù è durata oltre 3.000 anni, no? Cioè parte dalle origini della civiltà ed è arrivata fino a circa 100-150 anni fa, d'accordo? C'è stata la schiavitù. Oggi in quasi tutto il mondo è finita ed è considerata comunque una barbarie dal mondo civilizzato. Ma la schiavitù era un enorme affare, oltre a essere considerata una cosa totalmente normale. Allora bisogna immaginare la fine della guerra o la limitazione della guerra a una rivoluzione epocale come la fine della schiavitù, per immaginarsi un mondo senza guerre o comunque senza questo livello di escalation, perché il punto è che finito l'Iraq, finito c'è l'Afghanistan, raffreddato l'Afghanistan, c'è la Siria, nel frattempo c'è lo Yemen di cui nessuno parla, per l'appunto, perché oggi Trump ha sganciato i missili e c'era stato questo attacco col gas dove erano morti 12 bambini, se ben ricordo, ieri. Una cosa atroce, abbiamo visto le immagini atroci, ma mi chiedo quante persone abbiano visto le immagini di bambini morti in Yemen, che sono purtroppo numericamente di più e che non vengono uccisi col gas ma con bombe lanciate da aerei o sparate da carri armati, soprattutto con attacchi aerei. Bambini di 3 anni, 6 anni, 7 anni, purtroppo le abbiamo documentate queste cose. E questo non ha causato una risposta feroce da parte di Trump o da parte di Putin o da parte della Francia o della Germania o di un altro paese del mondo, dell'Australia. No, perché quella è una guerra che ha, diciamo, la vittima, fra virgolette, cioè il cattivo è più amato e le vittime sono meno importanti. La tristezza, l'atrocità di quello che ho appena detto ci dovrebbe far riflettere, però purtroppo i fatti ci dicono che è la verità, o comunque che è la verità attuale.